Amici di Laci, una giornata di martedì caratterizzata da maltempo, in particolare sul meridione d'Italia. A essere responsabili di questa condizione è quel nucleo di aria fredda che noi vediamo colorato di verde sul Mediterraneo, diciamo, centrale a sud della Sardegna. Questa, diciamo, massa di aria fredda alimenta una perturbazione che risalirà dal meridione, quasi dal, diciamo, dal canale di Sicilia, martedì nel pomeriggio, in corrispondenza proprio del meridione d'Italia, interessando con dei forti temporali tutto il settore orientale siciliano e calabrese. La mappa delle correnti, anche a 1500 metri d'altezza, ha evidenziato questo discorso di aria fredda presente appunto già all'altezza del Mediterraneo centrale. E sull'Italia vediamo nubi un po' su tutta la nostra penisola, con un nord-ovest che vedrà appunto comparire nel corso del pomeriggio della giornata di martedì una nuvolosità anche cospicua proveniente dai quadranti meridionali, con piogge che si affacceranno e diventeranno temporalesche sulla Liguria e sul Piemonte. Sull'Italia centrale tempo in peggioramento anche qui dalla serata, visto la risalita di aria molto umida e instabile che incrocia l'aria fredda in quota nel corso della serata. Sul meridione d'Italia una forte ondata di maltempo legata a un nucleo depressionario che risale dal canale di Sicilia in corrispondenza della fascia ionica siciliana e calabrese, porterà temporale anche di forte intensità dapprima sul catanese e sul messinese e poi su tutta la provincia di Reggio nel corso della serata di martedì su mercoledì e delle prima mattinata di mercoledì e poi sul catanzarese, fascia ionica, crotonese e cosentino. Sono previsti venti forti dai quadranti meridionali martedì con una situazione di mareggiate sulle coste ioniche, calabrese e forte ondata di maltempo. Questa diciamo, situazione di maltempo che inizierà da martedì pomeriggio, proseguirà in serata, durerà tutta la notte su mercoledì e nella mattinata di mercoledì e con la grafica insisteranno ancora le piogge sulla Calabria e si estenderanno un po' anche al settore tirrenico, quindi cosentino, catanzarese. Cesseranno invece con il trascorrere delle ore sulla fascia ionica risalendo il minimo depressionario responsabile del maltempo in corrispondenza del Golfo di Taranto e della Puglia. E su Vibonese e Regino il tempo andrà progressivamente a migliorare nel corso del pomeriggio di mercoledì. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici di La Cima.